Lorenzo Crespi, sono malato senza possibilità di guarire e ricevo minacce di morte. L'attore è stato intervistato dal settimanale Gente. Lorenzo Crespi, recentemente, è tornato a parlare della propria situazione precaria, dai problemi di salute ai polmoni fino alle condizioni di vita disagiate, affidando il proprio sfogo a Twitter. Intervistato dal settimanale Gente, l'attore messinese ha anche affrontato l'argomento riguardante il proprio declino artistico. Tutto iniziò sul set della fiction Gente di Mare, in onda su Rai 1. Sul set, l'attore ricevette una busta contenente due proiettili. Come riporta il settimanale, la vicenda è confluita nel processo Dynasty, ancora in corso, che indaga sul coinvolgimento della 'ndrangheta nella produzione della fiction. Da allora, Lorenzo Crespi ha dichiarato sostanzialmente di non aver più lavorato e anche la situazione, a livello personale, non sarebbe migliorata. L'attore 46enne, successivamente, ha ringraziato due persone. La prima è Barbara D'Urso, che l'ha spesso ospitato nei suoi programmi, anche in veste di opinionista. La seconda è Sergio De Caprio, il capitano ultimo famoso per la cattura di Totò Riina. Crespi ha spesso collaborato con la Onlus di Ultimo. Purtroppo, Lorenzo Crespi non può trovare un sostegno nemmeno nella propria famiglia. Sono anni che l'attore non vede le persone a lui più care. Crespi, inoltre, ha anche rinunciato all'idea di avere un figlio.